E mentre l'alluvione porta alla luce la quinta vittima, e mentre Monti fa solo promesse e non darà più soldi per questa alluvione, siamo a Monterchi, una delle parti lese da questa alluvione, con il professor Antonio Zichicchiri, Buongiorno a che è lei. un alluvionologo presso l'Università di Roma, un Infatti. alluvionato presso Firenze Sicuro. e un allusivo presso il laboratorio di Monti. Senza meno. Ah, professore, questo fiume è E il Cerfone. Cerfone. Cosa fa il Cerfone? Da qui dove va? A Va a Città di Castello Città di praticamente. Castello. A Secce, a Marro, E si immette sul Cerfone, sul Tevere. sul Tevere. Sì. Quindi, qual è l'affluente? L'affluente è Il Tevere. Tevere è Sì. l'affluente del Cerfone, perché il Cerfone si Sì, butta sul Tevere. infatti. Oh. Perché è esondato? Innanzitutto, perché si dice è esondato il fiume? Ora gli spiego perché è Oh, stato grazie. esondato. Perché il motivo è che il letto del fiume non è pulito. Quindi l'alve? L'alveare della pianta è tutta occupata. Praticamente. Cioè, andiamo per gradi. Allora, l'alveare del fiume è così concepito perché molti ci vanno con l'ape. Sì, no, 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 con l'ape, ci vanno con i raggi, Ah, no, i pensavo rami in essendo mezzo, l'alveare del le fiume. frasche, le cose. Bisogna pulire ogni cosa, Oh. quando si sa che viene queste piene, perché le piene vengono già, cioè Oh. i temporali vengono già ammessi dalla televisione, la televisione non l'ascolti, no? Sull'estate, ammessi di fare le barche dalle parti di ogni cosa, E cioè, fare le sagre le lungo, sagre, allora, le sagre lungo i sì. fiumi. Dice temporale Maria, quella lì, Scusi, sarebbe come meglio, così scusi? appaiono No, sono avere rima case. son rimasto a un mix di abbecchia. Sì, va bene, ecco, allora, Vabbè. devo pulire ogni persona un pezzo di questo fiume. Oh, questa è una grande idea. Cioè, dare a ogni persona un pezzo di fiume Ci da sono pulire. i campi vicini, gli lasci un pezzo di quelle greppe da pulire e devo pulire per bene. Oh. Da cima a fondo. E in più, quando si venne Dori a pulire questo fiume, si venne Dori a pulire questo fiume, bisogna buttarla via quella terra che l'ha messo dalle parti, l'ha buttata, l'ha portata via, mentre i verdi non hanno voluto, quelli dei verdi non hanno voluto, è successo questo casino apposta, perché i verdi non hanno voluto fare questo lavoro così. E non va bene così il lavoro. Oh. Il lavoro va fatto o per bene o per niente, non ci si mette neanche le mani. Questa si chiama chiarezza. Io ringrazio il professore Prego, e signor alla prossima, speriamo, Leonardo. non alla Speriamo, prossima alluvione, ma ma nel caso, sì. quanti millimetri di pioggia sono venuti? Di Miliardi, miliardi di millimetri di pioggia. pioggia. Allagato, fino a Parco Giulaggio, tutto, aperto, tutto, fino a via San Ferdinando, e Festini, tutta questa gente, tutta allagata. Ma se poteva avere un cugino così, quando, e poi c'era i Vigili del Fuoco. L'unico che ha lavorato bene è stato il nostro maresciallo, che ha preso, ha chiamato il comandante di casa. Fino alle 2:30 la notte, è stato qui a guardare le ondate dell'acqua. E lei che è monito? Monito? Monitoraggio, sono stato qui Esatto. già anch'io. Esatto. Per quale motivo? Perché lei ha votato? Contro il Partito Democratico Italiano, partito sono No, vicino. dicevo, ho votato a una missione. È una missione Grazie, concreta, professore. prego. Oh.